Bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che ascoltate i miei podcast. Oggi parliamo dell'unificazione del Regno d'Italia e di Germania. Due eventi hanno posto fine al cosiddetto periodo di pace e di equilibrio che si era raggiunto a partire dal 1815 con il Congresso di Vienna che seguì alla sconfitta di Napoleone III e che portò a una serie di alleanze, di accordi e un sistema volto a garantire rapporti pacifici e di unità a livello internazionale, noto come concerto europeo. E questo venne interrotto in particolare dai moti insurrezionali del 1848 che scoppiarono in Europa e soprattutto in Italia, a Firenze, a Milano e a Venezia. Erano costituiti da rivoltosi che chiedevano maggiori diritti e tutele e anche una costituzione che poi venne concessa nel Granducato di Toscana, nel Regno di Sicilia e anche nello Stato Pontificio. L'Italia era frammentata e suddivisa in più regni: il regno degli Austro-Ungarici comprendeva la Slovenia, il Lombardo-Veneto, la Venezia Giulia, il regno invece di Sardegna o Sabaudo, dal nome dei Savoia, comprendeva la Sardegna, il Piemonte, la Liguria e alcuni territori che rientrano nell'attuali territori francesi. Al centro-nord c'era il Granducato di Toscana con anche Parma e Modena e sotto la presenza degli Asburgo, invece il Regno delle Due Sicilie era governato dai Borbone che occupavano anche appunto il sud Italia. Lo Stato Pontificio, gestito dal Papa, andava dalla Romagna fino alle Marche, l'Umbria e il Lazio. Mentre quindi questi moti rivoluzionari scoppiarono, anche lo stesso re Carlo Alberto si trovò costretto a promulgare lo Statuto Albertino e rimase in vigore per oltre un secolo, dal 1848, dal 1 gennaio 1848 fino al 1 gennaio 1948, anno in cui venne promulgata la Costituzione italiana. Nel frattempo, questi moti divennero sempre più presenti nell'area del Lombardo-Veneto e costrinsero l'esercito austriaco a lasciare l'Italia. In particolare il maresciallo Radenski venne proprio messo in fuga. E a cavalcare queste rivolte fu proprio Carlo Alberto, in quanto temeva la fine del potere monarchico e la proclamazione della Repubblica, e questo avrebbe significato anche l'annullamento di tutti i privilegi nobiliari. E pertanto riuscì inizialmente quindi a essere dalla parte del popolo e dichiarò guerra all'Austria, ma ovviamente il regno Sabaudo fallì perché nonostante Radetzky e l'esercito austriaco fosse un problema di meno, in realtà l'esercito non era in grado di fronteggiare comunque il potere austriaco. E così Carlo Alberto abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II, il quale mantenne preso il potere lo Statuto Albertino
E ecco, nel frattempo, dopo che Carlo Alberto aveva abdicato, erano tornati gli austriaci che avevano annullato i progetti costituzionali e quindi le altre conformazioni erano tornate ad avere l'assetto del 1815 e quindi assolutistico e autarchico. Invece l'unico a rimanere in vigore è stato lo Statuto Albertino. Quindi Vittorio Emanuele II riuscì, nonostante degli iniziali problemi, ad avere l'accordo anche del Parlamento e a portare avanti lo statuto paterno. A questo punto abbiamo l'emergere di una figura importante, Camillo Benso Conte di Cavour. Era un liberale e aveva studiato in Francia e in Inghilterra e era un proprietario agricolo di grande esperienza, seguace del non intervento dell'economia dello Stato teso a limitare né proprietà private nemmeno la libera concorrenza, quindi uno sviluppo economico liberale da un punto di vista anche di sviluppo sociale e del tessuto e di tutto un tessuto quindi a 360 gradi. E per quanto riguarda quindi la volontà di Camillo Benso Conte di Cavour di dare all'Italia un ruolo più importante anche a livello internazionale, decise di partecipare alla guerra di Crimea, combattuta tra 1853 e 1856. Vide gli schieramenti dell'esercito inglese, francese, della Germania e dell'impero ottomano e dell'Italia contro l'impero russo e questa guerra venne vinta dalle seguenti potenze e la Russia perse il potere. Questo portò successivamente a chiedere al congresso un ruolo principale, quindi l'attribuzione di un ruolo principale al Piemonte come garante dell'unità nazionale e al tempo stesso pose la questione del sud Italia. Il sud era arretrato e quindi sperava di poter avere una sorta di intervento anche dell'area internazionale, ma questo non accade. Non accade per quanto riguarda anche e soprattutto l'idea del Piemonte come garante nazionale, però gli consentì di avvicinarsi alla Francia e alla Gran Bretagna. Alla Francia, attraverso gli accordi di Plombier firmati con Napoleone III nel 1858 e nel 1859, con i quali riuscì ad ottenere l'intervento di Napoleone a difesa di un eventuale attacco austriaco all'Italia e in cambio avrebbe ottenuto Nizza e Savoia e l'Italia poi ottenne il Lombardo con la seconda guerra d'indipendenza che per scoppiare aveva bisogno di un casus belli. Bene, per questo podcast è tutto, ci sentiamo negli audio successivi con gli altri paragrafi relativi a questo argomento.